Buongiorno a tutti, siamo qui con l'oncologa Adriana Bonifacino, responsabile del Centro di Senologia dell'Università Sapienza di Roma e presidente di Incontra Donna. Benvenuta, professoressa. Allora, Grazie e per l'invito. grazie a lei. Che impatto ha avuto Covid-19 sui tumori femminili? Siete preoccupati per il ritardo diagnostico e terapeutico che è stato accumulato in questi lunghi mesi? Sicuramente il ritardo diagnostico ha comportato delle problematiche, i cui risultati probabilmente noi li vedremo negli anni successivi. Già da ora devo dirle che per quello che è la mia esperienza anche in ospedale, in realtà stanno arrivando donne che hanno delle diagnosi più avanzate. Non c'è soltanto da una parte la mancata organizzazione degli screening a livello territoriale nelle diverse regioni e tra l'altro noi come associazioni di pazienti e di cittadini abbiamo anche esercitato una sollecitazione, un incontro direttamente con il ministro Speranza, era nel giugno 2020. Proprio affinché si potesse avere la riapertura in sicurezza il prima possibile nelle regioni degli screening. Ma in realtà questa si è associata anche alla paura da parte delle donne e la paura da parte delle pazienti di avvicinarsi a quelli che erano gli ospedali, gli ambulatori, proprio per paura del Covid. Quindi queste due problematiche, cioè da una parte quella la mancata organizzazione immediata da parte dei territori, d'altronde per un qualcosa che ci ha preso totalmente alla sprovvista e impreparati, e dall'altra parte la paura indubbiamente dei pazienti e delle persone in generale, hanno creato un effetto, i cui risultati sicuramente si stanno già vedendo e si vedranno negli anni successivi. E questo è abbastanza preoccupante. E a che punto è, professoressa, la ricerca su questo tipo di tumori? Pensiamo ai tumori femminili, alle terapie personalizzate. Allora, la terapia personalizzata, cioè una terapia per ciascun tipo di tumore, è un qualcosa che oggi è sempre più una realtà. Dobbiamo pensare a tutto quello che è la genomica, a tutto quello che sono anche i test genetici, se vogliamo, anche quello di identificare delle categorie che sono a maggior rischio. Tutto questo sicuramente comporta una personalizzazione della cura nelle donne, per i tumori femminili, soprattutto in quelli che sono i tumori del seno e quelli dell'ovaio, del quale noi più ci occupiamo, ma questo è valido anche per tante altre patologie. Facciamo, ancora un po' difficoltà a far comprendere ai pazienti come, tumori di, diverso tipo, o meglio, di diversa nascita in diversi organi, possano giovarsi di uno stesso tipo di terapia, perché noi oggi quello che andiamo a cercare nell'ambito di un tumore è come se fosse una carta d'identità, andiamo a cercare un qualcosa che possa identificarlo in una maniera specifica e verso il quale poi abbiamo una terapia che sia diretta. In tutto questo si apre il discorso di quello che è il Molecular Tumor Board, cioè di parole che sono anche abbastanza complesse da poter far capire ancora ai cittadini, ma l'invito è quello ad avere una grande fiducia nell'oncologia oggi, perché non solo c'è da parte delle case farmaceutiche, ma da parte anche delle istituzioni, quella che è un'attenzione maggiore in quello che sono le reti oncologiche, il piano oncologico nazionale, ma c'è proprio questa possibilità di creare una terapia che sia adatta ad ogni paziente. Una terapia cucita su misura, è davvero molto interessante quello che ci ha raccontato. E a che punto siamo, proprio restando in tema, con i test genomici, quegli esami che ci permettono poi di capire se per una paziente è utile la chemio oppure no? Allora, siamo ad ottimo punto. Come lei saprà e come molti sapranno, questo tipo di test fino ad oggi è stato un test che nella maggior parte delle regioni era a totale carico ed esborso economico della paziente.
E in fondo non è giusto questo, perché un esborso economico anche importante, anche poi in un periodo così complesso come quello del Covid, in realtà è un esborso economico non solo importante, ma del quale poi si giova tutta la comunità di questo test, anche le regioni stesso, anche le istituzioni stesso, perché è ben differente che una paziente poi possa effettuare una terapia ormonale, o meglio chiamiamola anti-ormonale, come terapia adiuvante, cioè in aggiunta all'intervento chirurgico per consolidare il risultato della chirurgia, piuttosto che fare una chemioterapia. Pertanto è un qualcosa del quale si avvantaggia innanzitutto prima la paziente, ma si avvantaggia tutta la comunità. Siamo ad ottimo punto perché, come sappiamo, il Ministero della Salute ha con questo decreto attuativo dei 20 milioni di euro per anno, per i quali è stato fatto un riparto per tutte le regioni, sta creando, diciamo, la possibilità perché questo sia un diritto e ci sia un'equità per tutte le regioni e quindi per tutte le donne che ne hanno bisogno. Sono state stimate circa 10.000 donne l'anno su tutto il territorio nazionale e credo che a breve si potranno sicuramente avvantaggiare della gratuità di questo test. E questa è una notizia molto importante. E che cosa possiamo dire di un tema delicato, quello dei tumori metastatici? Se ne parla molto poco, però lei invece vuole rompere un po' questo muro di silenzio. Le donne metastatiche non sono delle donne invisibili e non devono essere delle donne invisibili. E come fino a qualche anno fa era già difficile parlare della parola tumore, perché si parlava del male incurabile, si parlava della malattia terribile che diciamo che in poco tempo avrebbe portato via la vita da una persona, quindi facevamo difficoltà a sdoganare in qualche modo la parola tumore. Oggi che soprattutto da parte delle donne c'è questa capacità e anche questa volontà di parlare delle patologie oncologiche, ma anche degli uomini, devo dire, in minore quota sicuramente, ma e nelle donne sicuramente di più. Oggi stiamo attraversando, come dire, lo stesso percorso per quello che riguarda la parola metastatico. Abbiamo donne che oggi testimoniano il loro essere donne metastatiche. Noi stiamo aprendo, anzi abbiamo aperto proprio con il ministro Speranza il primo webinar sul metastatico, chiamando questa campagna metastabile, dalla quale, attenzione, noi non vogliamo banalizzare la parola metastatico, ma in realtà capiamo, proprio perché capiamo tutte le difficoltà delle donne che hanno un tumore metastatico, che hanno percorsi, è un PDTA, cioè quindi un percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale molto completamente diverso da quello che è una donna che non è metastatica, però noi dobbiamo accendere i riflettori su questa tematica. Quindi il nostro scopo con questa campagna di sensibilizzazione, e ci uniremo ad altre campagne di sensibilizzazione, ad altre associazioni per il 13 ottobre che fortemente abbiamo voluto come giornata per celebrare il tumore metastatico. Non è una festa il 13 ottobre, è una celebrazione che deve essere la spinta per le associazioni e per le istituzioni a sostenere il sistema sanitario nazionale per quello che riguarda le cure, a intervenire sugli enti regolatori affinché si possano ottenere i farmaci in minor tempo rispetto, diciamo, ad oggi disponibili, affinché ci sia l'assistenza psico-oncologica in ogni centro oncologico per queste pazienti. Pertanto tutti quelli che sono i diritti e anche quello che è poi lo stimolare queste donne ad esercitare un'attività fisica comunque idonea, a cercare di portarle ad avere una qualità della vita accettabile, se non buona, anche in un periodo così difficile come il tumore metastatico, che oggi può essere controllato per lungo tempo. E professoressa, le donne malate di tumore oggi in Italia fanno i conti con un'assistenza diversa in base a dove risiedono? Certamente delle differenze ci sono. Lo vediamo già con i centri di senologia che noi in Italia abbiamo
come dire, abbiamo deliberato il Ministero con il DM 70 nel 2014, ancora oggi abbiamo tavoli aperti con il Ministero affinché i centri di senologia vengano deliberati in tutte le regioni, perché ce ne sono ancora alcune che sono manchevoli di questo. Quindi vuol dire che ancora la interdisciplinarietà dei centri, che è quello che fa la differenza per una paziente. Sappiate che ci sono pubblicazioni che ci dicono che una donna che è gestita e che è seguita e che fa parte di questo percorso circolare interdisciplinare all'interno di un centro di sonologia ha una sopravvivenza a 5 anni anche superiore, intorno al 20%, rispetto alle donne che non sono seguite in centri con questa specificità e con questa appropriatezza. Pertanto esistono ancora delle disequità e sono quelle per le quali noi associazioni ci battiamo. Grazie. A livello europeo c'è attenzione per questi temi e secondo lei quali sono le priorità nel post-Covid per le pazienti? Ma guardi, noi proprio parlando a livello europeo, il 4 febbraio dello scorso anno abbiamo partecipato anche con il Contradonna alla prima giornata del World Cancer Plan con la stella Kyriakides. Io stessa sono stata parte di Europa Donna nei tempi in cui Stella Kyriakides ero il delegato italiano europeo, quando Stella Kyriakides era presidente di Europa Donna Europa, e insieme abbiamo assistito alle risoluzioni di Strasburgo, sia dello screening sia la risoluzione di Strasburgo per le breast unit, quindi per i centri di senologia, e quindi molto si è fatto. E certo, il World Cancer Plan che avevamo inaugurato il 4 febbraio anche con la nostra presenza lo scorso anno e con Flaminia Fegarotti, che è la nostra rappresentante per l'Europa di Contradonna, madrelingua inglese, in realtà poi tutto si è fermato a causa del Covid. Quindi noi dobbiamo assolutamente riprendere il prima possibile quello che è il piano oncologico nazionale, il piano oncologico europeo, perché ci sia equità non solo nei trattamenti, ma un'attenzione particolare va data a quella che sono alle aderenze terapeutiche, ai percorsi psico-oncologici di questi pazienti, agli enti regolatori del farmaco, a quella che è la domiciliazione delle cure oncologiche con le casse della salute. Diciamo che sono tantissimi i temi da dover affrontare, e speriamo che, ecco, in quest'epoca che possiamo cominciare a dire un po' post-Covid, questa attenzione ci sia, ma ne ho certezza che ci sarà. Grazie. E cosa succede quando le pazienti tornano a casa, cioè lasciano il centro e poi vengono seguite? Cioè, si parla spesso della casa come luogo di cura, ma in Italia è già realtà questo, almeno in oncologia? Allora, non è ancora una realtà. Il legame territorio e centro di oncologia è sicuramente un qualcosa che sono contenta che nel recovery plan, insomma, questo sia previsto, proprio questo legame tra territorio e centro di oncologia, perché la paziente si sente abbandonata, si sente senza un paracadute, anche se poi magari questo non è vero, affidata dopo alcuni anni al medico di medicina generale, la donna ancora non percepisce questo legame, e già nel noi lo vediamo, no? Nello stesso momento che la donna in una chemioterapia, ad esempio, deve utilizzare una parrucca, fa la stessa difficoltà a mettere la parrucca e la stessa difficoltà a toglierla, fa la stessa difficoltà ad iniziare un percorso di cura, ma fa la stessa difficoltà a lasciare poi il percorso di cura, no? Perché si sente persa, si sente abbandonata. Questo è un ruolo che molto sta anche alle associazioni. Il terzo settore ha un ruolo molto importante nel supporto per le donne in queste fasi della loro vita, però ci deve essere una forza territoriale soprattutto che fa comprendere alla donna che nel momento che lascia il centro oncologico per dare spazio purtroppo ad altre donne che devono seguire quel tipo di percorso, in realtà affidata al territorio deve avere le stesse sicurezze che ha nel centro di oncologia.
E speriamo che questo possa, questo concetto e questo paradigma cambi e questo concetto possa essere ulteriormente rafforzato. Noi faremo la nostra parte. L'ultima domanda, professoressa, ancora oggi ci sono molte donne che rinviano gli screening per paura proprio di Covid-19. Qual è il messaggio che può dare loro? Il messaggio è che non esiste solo il Covid. Il Covid è una parentesi nella nostra vita, una dura parentesi. È stata una parentesi che purtroppo ha portato via con sé tantissime persone, dai giovani agli anziani, però dobbiamo vaccinarci, dobbiamo continuare a seguire determinate regole sicuramente, ma non dobbiamo abbandonare la prevenzione, non dobbiamo perdere di vista la nostra salute, anzi dobbiamo riappropriarci della nostra vita, dobbiamo riappropriarci di quella che è la prevenzione, la cultura della prevenzione, cominciando anche dai giovani, pertanto non aver paura di entrare in un ospedale, di entrare in un centro di senologia, di entrare in un centro di screening e sottoporsi assolutamente alle indagini di prevenzione, perché purtroppo il Covid non sconfigge il cancro. Quindi in realtà il tumore, l'oncologia purtroppo è dietro l'angolo per ciascuno di noi e fare presto tramite la prevenzione è l'unica arma di salvezza oltre tutti i processi, diciamo, anche farmacologici che possono intervenire anche in fasi più avanzate della malattia, perché la speranza non dobbiamo mai abbandonarla e sappiamo che oggi si può fare molto anche nei casi più avanzati. Ma la parola prevenzione è sempre la parola vincente. Grazie mille, professoressa. Io ringrazio anche gli spettatori e le spettatrici che ci hanno voluto seguire. Arrivederci. A presto, grazie.